presto! Sta scappando! Però non è facile tirargli un paio di dardi elfici nel muso, I cacciatori devono aver seguito i Karakor. Fermati! Vediamo, provando a tirarli nella caverna, se cambia qualcosa. Scappare dal Karagor. Nel muso, ha detto Emiliano, e lui giustamente non mi dà la soddisfazione di girarsi. Questo è il primo, ci vogliono due colpi alla testa caricati. Girati. Cazzo, ho finito la concentrazione. La tua vile creatura si trova qui nei paraggi. Possiamo mandarla a Karagor. Si ricorderà, tesoro. La costringeremo. Sì, figli. Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo. Zitto. Zitto, tesoro. Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Non farci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sa? Lucente signore. Sì, lo conosciamo. Ci è venuto a trovare. In sogno. Riesci a vederli? Ah, orrenda creatura! Sì, in effetti hai fatto veramente bene, Gollum. Ci ha mostrato i tesori del lucente signore. Basta indovinelli. Sì, giuriamo. Giuriamo di servire il padrone. Gli mostriamo i suoi tesori. Gollum! Gollum! Io non mi fido di lui. Ma ci serve. Non desideri sapere chi sono. Abbiamo completato la missione con successo, abbiamo vinto dei punti, dei soldi. E un'abilità. Il Karagor. Non siamo ancora riusciti a saltarci dal lato. Perché questi punti sono rossi? Non hai abbastanza potere. Perché ci vuole appunto non solo il punto abilità, ma anche il potere. Vabbè, intanto prendiamoci questa abilità per far detonare i barili. E ora che abbiamo 65 monete, non ce ne facciamo nulla, direi. No, qua. Sblocca una runa per l'arco. Bene. E ora che abbiamo la runa per l'arco, la vediamo mentre si crea. Ma non abbiamo rune da mettere. Evviva! Vabbè.